Io sicuramente i ragazzi anche, siamo comunque penso nella storia della Feralpi perché questo resterà un'impresa sicuramente, ma io so che i miei ragazzi non sono sazi, abbiamo tanta voglia di giocare ancora, quindi recupereremo le energie e ci butteremo per la partita di domenica con tutto quello che abbiamo in corpo, sfruttando i ragazzi che hanno giocato di meno perché adesso, come abbiamo sempre detto, abbiamo bisogno del gruppo come sempre e confido nei ragazzi che hanno qualche minuto in meno e tanta voglia di darsi di dare una mano. La soddisfazione più grande è vedere una squadra di uomini in campo che hanno gestito la partita da uomini. Dico, se ci penso mi commuovo perché hanno fatto un miglioramento enorme e quindi è una soddisfazione enorme vederli giocare così. Sì, è quello che serviva per poter passare il turno contro la pretendente, diciamo, numero 1 per la vincita di questi playoff e così è stato. Abbiamo fatto 2 partite di alto livello, concentrati, compatti da squadra e abbiamo visto che se giochiamo così, possiamo competere con tutte le squadre. Sì, un sorteggio difficile, sicuramente partivamo sfavoriti sulla carta, era una squadra blasonata che puntava a vincere il campionato inizio anno, quindi nei playoff era una delle candidate ad arrivare in fondo e ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto 2 grandi partite, per me meritatamente abbiamo passato il turno. E non ci dobbiamo precludere nulla, e aspettiamo il sorteggio e il prossimo avversario.